Venerdì 3 marzo 2017, benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano. Sono le 9:58 minuti in questo istante, quasi 59. Beh, sì, siamo in ritardo, è vero, è il bello della diretta, dicono alcuni, non tanto bello quando sei qua a aspettare di partire, succedono problemi tecnici come quelli che abbiamo avuto questa mattina, ma grazie all'intervento dei nostri ottimi tecnici siamo riusciti a risolvere tutto ed essere ancora qui in diretta con voi. Succede, vi chiediamo scusa, ma siamo ben contenti comunque di essere qua a raccontarvi questa mezz'ora. Good Morning Milano, quest'oggi va un po' fuori dal comune di Milano, ma rimaniamo sempre comunque nella città metropolitana. Andiamo nel comune di Parabiago e abbiamo qui ospite una consigliera comunale di Parabiago, nonché anche il segretario del circolo locale del PD, appunto, di Parabiago. Stiamo parlando di Laura Schirru. Buongiorno Laura. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie mille di essere qui con noi ospite. Alcuni di voi magari si ricorderanno di Laura, che è stata qui con noi durante il referendum, durante il confronto universitario sul referendum costituzionale. Faceva parte del fronte del sì per la statale, se non ricordo male. No, però Per la bicocca, bicocca. per la Sì. bicocca, ok. Oggi invece parliamo più del suo ruolo istituzionale. Torniamo a parlare del tuo paese, di quello che fai a Parabiago. Prima di tutto, dov'è Parabiago? Che tipo di città stiamo parlando? Allora, Parabiago si trova vicino a Legnano, diciamo siamo tra Rho e Legnano, mettiamola così, è una città di 27.000 abitanti, composta da diverse frazioni, le cito perché altrimenti i parabiaghesi che mi guardano un po', Giusto. San Lorenzo, Villa Stanza, io metto dentro anche Villa Pia anche se non è so, Villa Pia, Ravello e basta. Sì, Siamo ok. sicuri, ma se Sì. non ci arrivano un San Lorenzo, commento. Villa Stanza, Villa Pia, Ravello, dovrei essere a Ha messo posto. tutto, Sì, sì, sì. perfetto. Ok, la prima domanda è: un paese o una città? È una città da. Sì, è una città. Abbiamo anche festeggiato da poco i 30 anni a titolo di Ok, città. Sì. stiamo parlando di 30.000 abitanti, Quasi, un pochino 27.000 meno, dicevi. sì. Appunto, che tipo di tessuto sociale si ritrova a Parabiago? Che tipo di Allora. città è? Ha un bel tessuto sociale, nel senso che noi abbiamo fatto ormai 2 anni e mezzo fa la campagna elettorale appunto per le elezioni amministrative, siccome io insomma ero tra le persone che la dirigevano, abbiamo fatto proprio un percorso lungo di ascolto molto interessante e ho scoperto delle realtà, soprattutto nel campo dell'associazionismo, molto molto interessanti. C'è cioè una città comunque che è molto viva su questo aspetto, insomma, assolutamente. Ecco, tu sei una consigliera comunale, hai 24 anni, Sì? quindi diciamo che a 22 anni hai iniziato la tua carriera Sì, da sì, sì, sì. consigliera comunale. Primo mandato, che tipo di esperienza è e che cosa ti ha spinto a candidarti? Allora, l'esperienza fino adesso è molto positiva. Noi siamo in minoranza, quindi diciamo che è una palestra che può essere appunto positiva neg e negativa dall'altro lato. È positiva perché ti costringe a insomma, stare molto attento anche in consiglio, a capire che cosa succede, a entrare nelle dinamiche, a cercare di poter trovare qualcosa per capire che cosa la maggioranza sta sbagliando e che cosa faresti tu se fossi in maggioranza, perché insomma anche solo criticare non è che sia proprio una cosa positiva e Ok. costruttiva. Dall'altro lato è negativa perché comunque a volte risulta frustrante, nel senso che proprio a fronte dell'analisi che tu hai fatto precedentemente vorresti magari che le cose andassero da un lato, ma non hai proprio la forza, perché giustamente il sindaco viene eletto, c'è un ballottaggio secco dove, insomma, ove ce ne sia bisogno. E quindi poi se la maggioranza risponde a tutti i numeri per fare 5 anni tranquillamente e poi per essere giudicato eventualmente per le cose che ha fatto, insomma, giuste o sbagliate nei 5 anni, ma sono tutta responsabilità della giunta, che appunto ha Ecco, amministrato. che cosa può fare allora la minoranza e un consigliere di minoranza come te per migliorare comunque o per cercare di portare le proprie istanze? E allora, il Consiglio di minoranza ha 2 strumenti, insomma, particolari proprio a livello amministrativo, l'interrogazione o la mozione.
Nell'interrogazione noi abbiamo fatte diverse, si passa dalle cose più diciamo serie come potrebbe essere delle rilevazioni dei cittadini per quanto riguarda non so dell'amianto sui tetti piuttosto che altro, quindi si chiede all'amministrazione che tipo di interventi sono previsti, oppure le cose anche banali, il malfunzionamento della casetta dell'acqua. Uh-huh. Diciamo che il consiglio di minoranza a maggior ragione è la voce del cittadino che chiede all'amministrazione, quindi io mi faccio portavoce di quelle 168 persone e oltre, ringrazio le 168 persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda comunque, però deve farsi portatore delle istanze dei cittadini, quindi questo sicuramente. E poi c'è la mozione, che è un altro strumento nel quale si chiede, è una proposta, e si chiede al Consiglio Comunale di approvare la proposta. A me è capitato, io ho un Consiglio Comunale comunque fatto di persone che quando si ragiona sui temi sono attente, uh-huh. Lasciano perdere quelle che sono le divisioni diciamo politiche, e per quanto mi riguarda ad esempio abbiamo approvato diverse mozioni, una l'abbiamo approvato visto che da poco è anche stata approvata alla Camera, comunque al Parlamento, la giornata sulla legalità il 21 sì. marzo, noi l'abbiamo già approvata diversi mesi fa, ah. Esatto, sì, oppure ad esempio una mozione per dipingere, fare dei murales sul sottopasso della stazione. Io poi abito insomma in quella zona e quindi era un'esigenza di abbellire, di decorare, di rendere anche diciamo più sicuro il, uh-huh. il sottopassaggio, e quindi tra i diversi interventi abbiamo sottolineato anche questo, che è appunto passato, e quindi avendo avuto la maggioranza in Consiglio Comunale si farà appunto questo intervento. Parco Bianco non è proprio vicino a Milano, nel senso comunque fa parte della metropolitana, ma non è poi mezz'oretta così... di treno, da casa mia mezz'ora perfetto di treno. Di treno per arrivare a Milano. Com'è il rapporto però con Milano, nel senso che appunto è la città metropolitana ormai, quindi non è più la provincia, dovrebbe essere qualcosa di un po' più strutturato, com'è il rapporto con Milano? Allora, diciamo che Expo, anche per quanto riguarda il lato milanese, ha permesso di conoscere un po' più la città, nel senso che comunque già arrivando a Rofiera ci siamo spinti verso, insomma, verso confini finora inesplorati per il milanese doc, mettiamola così. Diciamo che per noi sicuramente è uno stimolo avere una città così grande, non so, ad esempio da noi è anni che l'amministrazione propone Book City, ad esempio, uh-huh. proprio anche a corollario di quello che è la Book City di Milano, quindi okay. sicuramente è un punto di riferimento importante. Poi c'è da dire che appunto noi abbiamo questa duplice, insomma, siamo vicini ma siamo lontani, quindi va bene Milano, però la sera insomma torniamo a casa, sì, stiamo bene tra noi, il canale Villoresi, le nostre... Istituzionalmente com'è il rapporto con proprio l'istituzione della città metropolitana? Allora, il mio sindaco è consigliere di città metropolitana, sì, okay. Consigliere, vabbè, noi come PD insomma abbiamo fatto un po' un pasticcio, mettiamola così, su questo lato, però vabbè, niente, il mio sindaco è consigliere e quindi abbiamo comunque un rappresentante uh-huh. della zona, sì. Sta funzionando, è ancora troppo in fase embrionale questa città? Sì, sta funzionando. Mi ha avuto dei grossi problemi, ad esempio tutto quello che riguarda le scuole, i sostegni, gli insegnanti di sostegno per i ragazzi disabili, così, che sono arrivati dopo 6 mesi dall'inizio dell'anno scolastico quasi. Sì, sono dei problemi sicuramente di bilancio, però senza dubbio l'idea è assolutamente positiva, nel senso che non si può più pensare di andare avanti, cioè bisogna veramente aprirsi e cooperare, cercare di essere un territorio competitivo, ma non sui confini italiani, competitivo con la città metropolitana di Londra, con quella uh-huh. di Parigi, e l'unico modo è questo, anche perché il territorio nostro è pieno di ricchezze, ad esempio poi Parabiago è la città della calzatura, cioè molte eccellenze della calzatura uh-huh. sono di Parabiago, quindi ogni poi zona omogenea ha le sue eccellenze, ed è giusto che con a capo Milano si riesca poi a farle fiorire, o comunque a permettere opportunità che vadano anche oltre Milano, appunto l'Italia. Ecco, parliamo invece appunto della città delle calzature, che altri temi ci sono caldi a Parabiago in questo momento? Allora, per quanto riguarda il consiglio, diciamo che ci sono assolutamente due temi importanti. Il primo è quello della casa di riposo.
nel senso che noi come minoranza abbiamo fatto un'interrogazione, adesso aspettiamo che ci sia il prossimo consiglio comunale per discuterne. C'è una situazione, diciamo, non chiarissima per quanto riguarda il costo dei posti riservati ai parabiaghesi, una casa di riposo, una RSA privata che è stata costruita nella frazione di Villa Stanza poco tempo fa. Insomma, faccio breve, ci sono degli anziani che pagano 60 euro al giorno e gli anziani che ne pagano 65 senza alcuni servizi, quindi sicuramente questo è un tema su cui battere e indagare comunque. E poi ce n'è un altro che riguarda la cronica mancanza o comunque la cronica disorganizzazione di quelli che sono gli spazi per le scuole elementari sostanzialmente, è proprio di pochi giorni fa, insomma adesso tuttora questo problema, nel senso che ci sono dei bambini che da una frazione probabilmente devono spostarsi in un'altra. Cioè mancano i posti per i bambini nella propria frazione. Sì, sì, e non è proprio una cosa... Voi avete più plessi di scuole elementari? Sì, sì, abbiamo più plessi e non è proprio una cosa bella, soprattutto non saperlo, dover saperlo in ritardo, sì, insomma è una situazione sicuramente problematica che denota una serie di mancanze, anche insomma secondo me anche una scarsa progettazione o comunque una scarsa visione del futuro, però insomma sono sicuramente temi su cui ci batteremo e cercheremo di farci valere e di far avere risposte ai cittadini, perché poi queste cose interessano ai cittadini, insomma. Ecco, tornando invece alla tua storia, Laura, tu hai iniziato a fare politica prima di fare la consigliera comunale, perché sei anche segretario del circolo locale del PD, sì, di Parabiago, e lo eri già prima di diventare consigliera comunale, quindi all'età di 21 anni. 21, esatto. All'età, sì, di 21, sì, anni, hai fatto quello che uno si immagina facciano invece i pensionati, cioè il segretario del circolo. Sì, esatto. Cosa è, com'è stato? Allora, chi te l'ha fatto fare? Lo stai facendo ancora, quindi comunque evidentemente ti piace anche farlo. Sì, sì, sì. Allora, vabbè, io ho fatto un anno da iscritta semplice, nel senso che un giorno, ascoltando insomma la televisione, sono sempre stata abbastanza appassionata, interessata alla politica, un giorno ho sentito un'intervista, si può dire insomma, di Matteo Renzi, e ho detto cavolo, però anch'io posso fare qualcosa da me. Perché poi se non si comincia dalla piccola realtà è inutile pensare ai massimi sistemi, bisogna poi confrontarsi con quello che si ha davanti. Ho detto vabbè, proviamo. Allora sono entrata nel mio circolo, in quello che poi sarebbe diventato il mio circolo PD, e niente, ho cominciato a conoscere un po' la realtà, le persone che insomma che ci lavoravano, e alla fine ho deciso appunto di iscrivermi. Ho fatto sostanzialmente un annetto da iscritta, poi c'è stato il congresso, mi hanno chiesto cosa ne pensavo dell'idea di avere questa responsabilità. Io un po' inconsciamente, un po' mi sono lanciata. E insomma, una bellissima esperienza, nel senso che vabbè, poi è stato anche bello poter occuparmi della campagna elettorale proprio dall'interno, nel senso che molte scelte, da quella del candidato, della candidata, ad altre, insomma, le ho vissute proprio in prima persona, ed è stata una palestra interessante, proprio avere a che fare con adulti, ma insomma, doverli magari a volte litigare con persone più grandi non è proprio facilissimo, però sicuramente infatti, una cosa, insomma, non è una situazione facile, no. Adesso ti faccio la domanda cattiva: età media degli iscritti al circolo? Secondo me è sui 50, perché, vabbè, perché c'è tutto un gruppettino che abbassa, vabbè, perché è molto più facile quando si sfonda un po' quel muro di avere qualcuno giovane, poi piano piano si crea un gruppetto. Ah, bene, dai, quindi hai fatto anche da apripista per forse altri 60, che... dai, non lo so, però sei iscritto domenica, quando è finito il tesseramento il 28, però domenica si è iscritto un ragazzo del 98. Ah, però vabbè. Sì, è il nostro giovane iscritto. Hai fatto da apripista da esempio quindi per altri cittadini di Parabiago, che appunto ci sono, quindi dei giovani che stanno seguendo un po', sì, sì, esempio, dei giovani ci comunque sono, che si stanno avvicinando al mondo della politica. Beh, in consiglio comunale siamo appunto io che ho 24 anni, c'è Giorgio che quando il mio capogruppo, che è qua, Giorgio Colombo, che quando è stato eletto aveva 30 anni, e poi c'è Edoardo Bollati che ne ha 19, anche Alessandra, la nostra candidata, non si può dire l'età di una donna, però comunque è giovane anche lei, sì, okay. Sì, sì, sì. Quindi sì, poi si vocifera che io sia stata la più giovane segretaria d'Italia, però vabbè, questa è un'altra, è tutta una storia. Sì, sì. Dobbiamo andare allora a indagare, ha 21 anni? Del sì, PD. Sì, sì, c'è stato anche un articolo del PD, forse sì, credo che non ci siano altri Segretari più giovani.
E quindi sì, bisogna tornare nella notte dei tempi a ritrovare i segretari di 18 anni negli anni 70 dei movimenti di sinistra, ma credo che ormai sia quello. Come sta andando questa esperienza? Bene, bene, positiva, cerchiamo di fare... Tu sopravvivi, il PD sopravvive, nel senso pure... Sì, con difficoltà, con grosse difficoltà, però vabbè, io vengo comunque da una realtà cioè, dove purtroppo amministrativamente non abbiamo avuto mai troppe gioie, mettiamola così, però c'è sempre stato cioè, questo un gruppo... vi unisce un po' di più magari, sì, vi tiene più uniti. Forse sì, ma c'è sempre stato un gruppo di persone molto attivo, abbiamo sempre fatto la festa unità, quindi comunque sempre molto presente. Ecco, poi... quanto la politica nazionale però poi va a intaccare quella locale? Cioè, sappiamo che il PD in questo momento è qualcosa che sta navigando, non sì. si sa verso dove, non si sa come ne uscirà dopo la tempesta, se a pezzi o completamente distrutto, non si vedono altre alternative a questo, però io immagino in una sezione piccola dove appunto si è sempre lavorato a fianco l'uno all'altro, poi magari doversi scontrare, diciamo, tra virgolette, per colpa di altri. Cioè... Sì. Allora, per quanto ci riguarda, vabbè, noi cerchiamo di, anche relativamente a questo dibattito, di fare delle iniziative che però non guardino solo il PD, cioè cerchiamo di equilibrarci. Ad esempio adesso stiamo proprio facendo in questi giorni tutta una serie di iniziative sulla politica estera, abbiamo fatto una sulla Russia, su Putin, e faremo una sugli Stati Uniti, insomma facciamo iniziative di questo genere. Però allo stesso tempo è chiaro che dobbiamo parlare e discutere anche al nostro interno. Ad esempio abbiamo fatto proprio domenica una bella discussione con Peluffo, con Vinicio Peluffo, un onorevole del Rodense, uh-huh. su quello che è la situazione. Quindi è chiaro che tutti devono avere la propria la possibilità di esprimersi e di all'interno in maniera molto tranquilla. Poi noi siamo fortunati, non abbiamo divisioni, tutte le discussioni rimangono proprio sul lato politico. Ah. È difficile che vadano anche magari sul lato umano, su che qualcuno decida di uscire, però tutto è fatto nella massima trasparenza e nella massima tranquillità. Insomma. Ecco, il PD milanese si è accorto di avere una brava segretaria in quella di Parabiago, tant'è che ti hanno dato anche un compito a livello metropolitano, giusto? Sì, allora adesso, dopo aver fatto un percorso all'interno della federazione metropolitana, che poi insomma ha toccato anche... Poi hai fatto anche la campagna elettorale per il sindaco Giuseppe Sala, sì, per poi Maran, quando... quindi... Esattamente, sì, ho fatto un po' un percorso, adesso ci stiamo occupando di quello che è Prima di... che è una scuola di formazione per ragazzi del Partito Democratico, sia iscritti, e magari sono anche ragazzi che come me fanno già gli amministratori, ma abbiamo avuto anche una buona risposta dai primaristi, dai ragazzi che non erano mai stati contattati e che hanno deciso a una prima richiesta del partito, vuoi partecipare a questa cosa? Hanno risposto con entusiasmo, secondo me è molto positivo. Tornano le vecchie scuole di partito? Sì, diciamo che, vabbè, io ho partecipato a Classe DEM, che era proprio la scuola di formazione, quella organizzata, è stata organizzata dalla segreteria dallo scorso anno, ho partecipato a diversi incontri a Roma. C'è stato un momento in cui veramente la formazione politica non si è più fatta. È finita in un buco nero. Alla fine degli anni '80 si è smesso e fino... Adesso, tu mi racconti di questa prima di due settimane fa, parlando con dei consiglieri di Forza Italia, mi parlavano che anche loro stanno facendo una scuola di formazione per gli amministratori locali e per chi vorrà poi diventare amministratore locale. Cioè, c'era proprio bisogno quindi di riportare un po' di cultura politica all'interno? Sì. Secondo me sì, assolutamente. C'è proprio bisogno di mettere insieme quelle che sono delle cose tecniche, perché appunto quando uno si ritrova a essere eletto a fare il consigliere si trova davanti tante cose che non sono facili, dalle sigle, il PGT... Ma già a difesa della mozione, cioè, un'interrogazione. Esatto, appunto, è una sono cosa cose che un po'... sono cose un po' difficili, quindi è giusto avere una formazione su quel lato lì tecnico, ma è anche giusto poi avere una formazione anche proprio sul lato culturale, insomma è assolutamente... Certe cose non si potrebbero magari insegnare anche a scuola, non so, mi viene questa proposta... Beh, sicuramente, e qui mi rilascio anche al lato amministrativo, alcune dinamiche dovrebbero essere proprio ben chiare al cittadino, cioè capire che nel consiglio comunale la maggioranza fa quello che deve fare. Cioè la vecchia e buona educazione civica, ci insegnavano delle cose, però poi si è perso, giusto ad attraversare la strada. Io mi scontro diverse volte in alcune discussioni, vabbè, a parte magari il cittadino che ti chiama assessore, invece tu sei semplicemente un consigliere di comunale di minoranza, quindi devi spiegare, no signora non sono assessore, quindi le competenze sono diverse. Ma poi riuscire anche poi a spiegare... E poi così vuol dire, ecco, solite scuse, mi tiri fuori. E poi il problema è quello. Sì, diciamo che esattamente, sì, sicuramente c'è un po' di confusione, questo è poco, ma è sicuro. E è una confusione trasversale, diciamo generazionalmente parlando,
oppure dici no, vabbè, sai, le persone di una certa età, oppure no, io sono i giovani invece quelli un po' più, oppure ormai è una cosa che non so cosa rispondere, nel senso che io sono a mio, cioè, anche in maniera non proprio positiva, forse sono troppo circondata da persone come me e quindi sì, forse diciamo che i giovani che vedi tu non sono i giovani, esatto, non so dagli bene, stat, diciamo, esatto, ecco. Non so bene come rispondere, diciamo che comunque sì, quando si interagisce con i cittadini, forse quelli un pochino più interessati, non so, ad esempio appunto per questa questione delle scuole elementari piuttosto che quella dell'RSA, forse sono un po' più, cioè diciamo dai cinquantenni, 45-50 anni, insomma questa è la fascia che magari ti chiede qualcosa, cerca comunque di interagire. Dei giovani, insomma, io sicuramente sono positiva e penso che siamo una generazione piena di competenze che magari deve anche trovare un po' il coraggio di esprimersi e buttarsi. Quando hai iniziato eri già attorniata da gente come te, come hai definita tu? O c'è stato qualcuno che ha detto ma cosa stai facendo? Cosa vuoi fare la politica? Ma smetta, tanto tutto uguale. No, quello che stai dicendo tu. Cioè, okay. Non ero circondata, piano piano poi... tutto, insomma, poi le persone li hai contagiati tutti piano piano. No, vabbè, mi sono io inserita in un ambiente già di, insomma, di persone appassionate alla politica. Orde di persone abbandonate dalla Roskill, finita l'amicizia per colpa di una serie politica. Devo dire, beh, la politica uno ride e scherza, però tanti la vedono soltanto come appunto la casta, tu vuoi, cosa vuoi fare. In realtà e diciamolo, sì, che infatti si diventa ricchissimi facendo, sì, consigliere assolutamente comunale, facendo no? Consigliere comunale a Parabiago. Quant'è il gettone di presenza di un consigliere comunale? Sembra 20 euro, una okay, cosa così. E più qualcosa in commissione, se sì, si va in commissione. Ma... okay, no, fate conto. E fate un consiglio al... un consiglio al... no, mese? Neanche uno al neanche? Mese, noi, no, noi meno. Ok, quindi, quindi ecco, assolutamente. Quando si parla di questa politica dico sempre, esistono, ci sono degli scandali e sappiamo che stanno in palazzi molto alti dalle parti del centro città vicino all'isola, per intenderci, chi abbia capito bene, lì sì, consiglieri che stanno lì dentro che prendono 15-20 mila euro al mese sono degli scandali, ma non andiamo a chiamare in causa i sindaci e i consiglieri comunali, soprattutto dei paesi dell'Inter Milanese, che hanno delle responsabilità pazzesche. Sì. Adesso un sindaco veramente di una città come Parabiago ha in mano la vita e di 30.000 persone e la responsabilità di 30.000 persone per uno stipendio da poco più di un metalmeccanico qualsiasi, cioè, quindi sì, siamo a quei livelli, cioè, anche io sono, dico questa cosa impopolare, nulla a togliere con i metalmeccanici, anzi complimenti, no, per il lavoro, no, no. Assolutamente, anch'io dico questa cosa impopolare, anch'io sono contro questo pauperismo nella politica, cioè se, ad esempio, se io volessi stampare le interrogazioni, le mozioni, insomma le cose che porto in consiglio comunale e distribuirle nella mia via, probabilmente non, cioè con i soldi che prendo del gettone non riesci neanche a fare le fotocopie. Forse no, ecco. Forse no, perché è poco più, insomma, sì, questo non... Non lamentiamoci se poi dopo appunto i politici li sentiamo distanti, se invece ci va solo chi magari ha 4 soldi in banca e può permetterselo, o chi magari è anche, diciamo, cioè una capra ignorante pazzesca, perché ce ne sono tanti, e fanno però carriera grazie al fatto che hanno qualche soldo e possono permettersi di fare anche semplicemente le fotocopie, cosa che altri consiglieri, per sia finire, da una parte che dall'altra, sì, possono fare. Per finire fare. Il discorso di prima, appunto, sì, sicuramente c'è una passione, c'è una voglia, a me piace fare questo, ci sono altre persone che preferiscono fare volontariato in altra maniera, sì, andare nei canili piuttosto che, a me, appunto, io ho questa passione e la porto avanti, sicuramente è qualcosa che costa, perché bilanciamento con gli affetti, gli amici, la vita privata, non è proprio una cosa... Studi, cioè stai finendo gli studi adesso? Sì, ho anche sacrificato per un annetto comunque lo studio. Sociologia. Adesso sei in fase di laurea. Finalmente, sì. Sì, sì, sì. Immagino è stato anche faticoso riuscire a mettere insieme le due cose. Sì, addirittura io proprio per un anno non ho fatto, cioè mi sono proprio fermata nella campagna elettorale questa di Milano, mi sono proprio fermata, ho fatto altro, nel senso che poi vabbè, ognuno è fatto a modo suo, c'è chi, conosco dei miei amici di questo mondo fantastico che sono bravissimi, fanno le facoltà molto difficili e riescono tranquillamente, ho dovuto fermarmi e... Ma io ne ho qualcuno in redazione che ha fatto la laurea in meno quasi del tempo che doveva fare e mi spaventano, devo dire la verità. Cioè, prendetevi un po' di tempo per vedere che il mondo, che c'è un mondo fuori, e fate delle cose. Io credo che l'esperienza della campagna elettorale sia veramente impagabile. Sì, sì, sì. Vabbè, quella locale, diciamo che mi ha fornito le basi e forse anche un po' il vocabolario necessario per poi riuscire ad affrontare, ovviamente in seconda linea, non insomma, in prima, beh, però insomma.
Beh, diciamo, per affrontare comunque la campagna delle comunali di Milano, sì, assolutamente. Tu sei stata poi responsabile dello staff della campagna elettorale di Milano? Sì, con Nicolò, con un altro ragazzo. Quindi insomma, sì, neanche eri una che andava in giro a fare volantinaggio? Cioè, diciamo, no, anche. Facevi anche quello, ma non era solo quello il tuo compito. No, assolutamente. Diciamo che c'è stata tutta una parte delle primarie che io ho fatto con Sala, io poi Lorenzo, altri ragazzi insomma, che ci siamo occupati di questa cosa, e poi appunto c'è stata la parte di Maranno, no, è stata una... Poi io ero responsabile alla fine del call center, quello che ha fatto le famose telefonate per i primaristi, sì, assolutamente, è stata una bellissima esperienza, questo senza dubbio. Che cosa ti piacerebbe riuscire? Siamo quasi in chiusura, quindi ultime domande, sappiamo che il potere che hai in minoranza è molto molto relativo. Che cosa però ti piacerebbe riuscire a portare a termine entro la fine del vostro mandato e riuscire a convincere la maggioranza a far passare? Ah, questa è una bella domanda. Forse un po' più, anche se non è facile, non è una cosa che si può convincere a passare, un po' più di visione, cioè rendersi conto che amministrare non vuol dire esclusivamente avere le strade asfaltate piuttosto che insomma, il camioncino che ti rifiuta, che ti... Rifiuti, esatto, anche se è fondamentale ed è la cosa numero uno, non sto assolutamente dicendo che sono cose secondarie, però rendersi conto che è un po' di più, cioè, soprattutto con le sfide moderne, con tante, con tante cose, tante difficoltà, forse bisogna... Come dire, le giunte passano ma il comune rimane, quindi... Sì, bisogna dare un occhio più anche all'aspetto culturale, riuscire a fare un po' di più, ecco, a spingersi un po' oltre. Okay. Questo è sicuramente una cosa... Perfetto, Laura, io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi, ti rinvio a tornare magari quando ci racconterà un po' più come sarà andata la fine della scuola di formazione del PD, che comunque è una cosa interessante da seguire, e stiamo seguendo comunque queste scuole di formazione che nascono sia dall'una che dall'altra parte, sia sul fronte del centro-sinistra che sul fronte del centro-destra, quindi sono davvero interessanti, sono interessanti anche le persone che poi escono da queste, da queste esperienze e come le persone ne escono da queste esperienze. Davvero Laura, grazie mille e spero di vederti presto. Grazie a voi, grazie per essere stati in ascolto, grazie mille. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito in questa mezz'ora. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle ore 17:30 potete seguirci sempre in diretta qui su Milano All News con il telegiornale, con l'edizione della sera in diretta fino alle 20:30. Grazie mille, arrivederci, personalmente vi auguro un buon weekend.